Presidente, ci giunge questa notizia. La Philips chiede ai fornitori: portate i componenti Saeco in Romania. E questa è la mossa della multinazionale olandese per aggirare i blocchi del presidio nello stabilimento di Saeco di Gaggio Montano, nell'Appennino Tosco-Emiliani. Tutti conoscono Saeco, eccellenza italiana nelle macchine da caffè. Nella nota stampa con precisione leggiamo: Saeco informa che il blocco delle attività produttive e le logistiche in corso da 48 giorni ha purtroppo costretto l'azienda ad attivare le procedure per richiedere ai propri fornitori di indirizzare temporaneamente i componenti necessari alla produzione delle macchine automatiche della serie Intelia presso la fabbrica rumena di Orastia in Romania. E ancora, il ripristino in tempi brevi dell'agibilità e operativa dello stabilimento è la condizione necessaria perché questo provvedimento non diventi definitivo. Ricordo a quest'Aula che da circa 2 mesi, per la precisione 49 giorni, in mezzo al freddo, alla neve e alla pioggia, i lavoratori della Saeco sono in lotta per difendere la loro sopravvivenza. Sono 243 le teste chieste dalla multinazionale, 243 licenziamenti dei circa 550 lavoratori totali. I lavoratori sono compatti, c'è da difendere un intero tessuto sociale, visto che la Saeco da anni dà da lavorare a famiglie intere che nella vallata non avrebbero altre alternative e sono attaccati coi denti alla loro rivendicazione di dignità e diritto di lavorare. La proprietà evidentemente interessata a meri calcoli di profitto e aggiungo dalle loro calde poltrone, visto che fa produzione in Romania, ciò che non dovrebbe e che non avrebbe potuto produrre per impegni presi in precedenza. La proprietà cerca di aggirare l'ostacolo e ricatta apertamente i lavoratori. Appena saputo, i lavoratori in modo spontaneo hanno iniziato ad abbandonare i posti di lavoro, è iniziato uno sciopero che potrebbe protrarsi anche per i prossimi giorni. Quello della Saeco, dicono, è una decisione inaudita, una provocazione, soprattutto ora che il ministro Guidi dovrebbe incontrare il 19 prossimo le parti per trovare una soluzione ai 243 licenziamenti annunciati. I componenti che la Philips vuole dirottare in Romania sono proprio quelli destinati alla costruzione delle macchine da caffè che dovrebbero rafforzare la Saeco. Spostarli sarebbe la fine dello stabilimento nella sua totalità. È una provocazione vergognosa che respingiamo e che ci spinge ulteriormente a chiedere al ministro di attivarsi con fermezza e solerzia. Manca una discussione di un serio piano industriale che non lasci indietro nessuno, che si attivino i contratti di solidarietà, rotazione dei lavoratori e che si dia una prova tangibile che questo governo non permetta alle multinazionali di fare dei nostri lavoratori carne da macello. I lavoratori della Saeco non si toccano, la Saeco non si tocca. Presidente, mi appello a lei per sollecitare una risposta alla mia interrogazione, la numero 4-05003, presentata al ministro Guidi e al ministro Poletti il 17 dicembre scorso. E ripeto, la Saeco non si tocca, il Movimento 5 Stelle con i lavoratori e con il diritto del lavoro.